Berlusconi stava risalendo in macchina, stava salutando la folla che dietro al palco dava insomma le sue testimonianze, eccetera. A un certo punto si è visto un oggetto, probabilmente di ferro, che lo ha colpito in pieno volto. A questo punto la sicurezza ha preso il Presidente del Consiglio, che si teneva il viso con una mano, e l'ha infilato immediatamente in macchina. Dopodiché però lui è voluto riuscire e a questo punto davanti alle telecamere si è fatto vedere con il volto insanguinato. In realtà il Presidente noi l'abbiamo visto seduto in macchina. Sì, lo stiamo vedendo anche noi in diretta, ecco, con il volto insanguinato e anche abbastanza sconvolto da quello che stava succedendo. Ecco, vediamo le immagini, Vera, stanno andando a commento di quello che tu stai dicendo, sono immagini anche abbastanza impressionanti. Perché... No, tra l'altro, infatti, non sono impressionanti, ma tra l'altro quello che stupisce è il clima, cioè la sicurezza, anche perché, ora voglio dire, un corpo contundente che può colpire il Presidente del Consiglio evidentemente lascia un po', un po' perplessi, certo, di quella che è stata tutta l'organizzazione della sicurezza di questo pomeriggio, che ripeto è stato un pomeriggio tranquillo sostanzialmente.